Edificato nella prima metà del Cinquecento, il Tempio di San Cristoforo alla Certosa costituisce una testimonianza esemplare dell'architettura di età rinascimentale a Ferrara. In quest'ottica, il suo restauro fa parte di un grandioso progetto di restituzione alla città della sua memoria storica, artistica e monumentale, aggiungendo un tassello importante ai restauri portati a termine in questi anni, vale a dire il restauro delle mura rossettiane e quello del castello estense. È un recupero assolutamente importante, atteso da molti anni, da decenni direi, da quando gli arredi e tutto quello che era all'interno della chiesa era stato ritirato e messo in deposito, direi circa 30 anni fa. Voluto da Ercole I d'Este, il tempio reca l'impronta nella volumetria degli spazi, nella linearità classica delle strutture, nella luminosità che le anima e le alleggerisce, del genio architettonico di Biagio Rossetti, architetto ducale e artefice di quell'ampliamento maestoso e lungimirante della città che va sotto il nome di addizione erculea. È una città in cui le tracce di Biagio Rossetti punteggiano sia la città vecchia, cioè la città preesistente a lui, con San Francesco, con Santa Maria in Vado, con Schifanoia, col Palazzo Costabili, e tutta la città nuova che è costruita sotto la sua regia. E c'è questa unità di intenti molto precisa e molto evidente tra il duca e il suo ingegnere costruttore, che è Biagio Rossetti, che esegue quella che è per noi la città di Ferrara. L'inaugurazione di San Cristoforo, avvenuta nel dicembre scorso dopo una chiusura di diversi anni, segna una tappa importante di questo progetto, sia per le origini estensi del Tempio, sia per la trasformazione subita nell'Ottocento, quando dopo la soppressione degli ordini monastici, voluta da Napoleone, il Tempio, abbandonato dai certosini e comprato dalla Municipalità ferrarese, divenne la chiesa del Camposanto monumentale della città. Oggi, dopo i danni prodotti dai bombardamenti del 1944, il Tempio, già spogliato in epoca napoleonica dei suoi arredi cinquecenteschi, ma arricchito nel corso dell'Ottocento di oggetti sacri provenienti da diverse chiese della città, torna alla sua primitiva funzione di luogo sacro, ma anche luogo di testimonianze artistiche esemplari grazie al completamento del restauro strutturale e degli arredi sacri realizzato insieme da Comune di Ferrara, Fondazione Carife, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e la Sovrintendenza per il Patrimonio Storico e Artistico. È stata una sfida, non l'abbiamo mai pubblicizzata, anche perché mai si pubblicizza la sfida se non prima di vederne magari il risultato quasi acquisito, e stavolta ci siamo. Sì, le fondazioni sono spesso indicate come semplici mecenati, a noi pareva che fosse giunta l'occasione di dare un significato diverso, partecipare con le risorse, perché anche quelle servono, ma soprattutto partecipare alla costruzione del disegno. Davvero, io direi, un evento straordinario per la città, forse di una rilevanza non solo locale, perché non sono molte le città in Italia che avranno e che hanno una chiesa museo funzionante come la nostra, come San Cristoforo alla Certosa. Grazie a questo recupero, oggi sono tornate nel Tempio alcune opere di straordinario valore, come il ciborio, l'ancona monumentale del Bastianino, raffigurante San Cristoforo, le pale con gli episodi della vita di Cristo del Roselli e il coro settecentesco. Mentre sono ancora in fase di restauro e in attesa di essere ricollocate nel Tempio a settembre, altre due pale del Bastianino, le tele, alcune monumentali, di artisti del Cinquecento e del Seicento, come Avanzi, Massari, Bastarolo, Naselli, in grado di documentare uno spaccato importante di arte sacra ferrarese. L'apertura definitiva del Tempio, dopo una chiusura temporanea per la prossima estate, è prevista per settembre 2007, in occasione dell'apertura della grande mostra dedicata alla pittura rinascimentale nell'età di Borso d'Este, che insieme al grandioso restauro di San Cristoforo rappresenta l'evento culturale più atteso del 2007, anno dedicato dall'amministrazione comunale alla Ferrara degli Estensi, città capitale del Rinascimento.
Dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, Ferrara riserva da sempre una cura speciale per il proprio patrimonio artistico, alla cui conservazione e tutela hanno collaborato in questi anni istituzioni pubbliche e private. Così, grazie alla Fondazione Lascito Niccolini e Magnoni Trotti, è tornato a rivivere il portale dell'auditorium del Conservatorio Girolamo Frescobaldi, un edificio che unisce l'architettura primo novecentesca del conservatorio alla facciata duecentesca dell'ex auditorium, appartenente al monastero dedicato a Sant'Anna, divenuto nella prima metà del Quattrocento, sotto la signoria di Niccolò III e per opera dell'allora vescovo di Ferrara Giovanni Tavelli da Tossignano, il primo vero ospedale di una delle città italiane già più famose d'Europa. Avere di fronte al castello, a 50 metri dal castello, dalla cattedrale, dal teatro, una piazzetta che era abbandonata e non riusciva a raccontare in realtà le vicende della sua presenza dal 1200 in quella parte di città, con tutta la sedimentazione della storica, dal 1200 fino ad arrivare a quello splendido intervento di architettura razionalista novecentista di Savonuzzi, Alda Costa, piuttosto che il Conservatorio e il Museo di Scienze e Storia Naturale, ecco, era decisamente un tormento che si collegava al fatto che quello che abbiamo restaurato, la facciata, era l'antica facciata dell'infermeria reparto donne dell'ospedale nella sua fase cinquecentesca. Però credo che il significato di questo restauro sia questo, proprio di aver ridato riconoscibilità a una parte di, e aver forse anche suggerito la voglia di indagare di più qual è la storia di questo luogo. Collocato all'esterno della città, ancora cinta da mura medievali e da essa separato dal canale della Giovecca, l'ospedale, rimasto in funzione fino al 1927, era distribuito attorno ad un chiostro costituito da colonne ottagonali in laterizio, con un secondo claustro che fungeva da corte d'ingresso, affacciato sul lato oggi occupato dalla seicentesca chiesa di San Carlo. Il portale cinquecentesco e la scalinata, oggi restaurati, portavano all'antica infermeria, un'area adiacente a quella in cui è collocata la cella in cui la tradizione vuole fosse rinchiuso, per volontà di Alfonso II d'Este e per ragioni ancora venate di mistero, Torquato Tasso, il grande cantore della Gerusalemme liberata. Il portale di Sant'Anna è una vera sorpresa, nel senso che era forse in uno dei punti meno amati, secondo me, meno puliti, meno ben trattati, anche perché in un contesto importante ma monumentale, ma tagliato dagli interventi del Savonuzzi, quindi forse maltrattato un po' in quel senso, secondo i nostri concetti. Certo è che le ultime operazioni che sono state fatte su tutto il complesso del Sant'Anna valorizzano enormemente, basta vedere anche la facciata e la dignità e anche la piacevolezza, secondo me, dell'intervento sulle facciate, che dà molta più luce, molta bellezza su Corso Giovecca. Un altro portale cinquecentesco, oggetto di un restauro recentissimo finanziato dalla Fondazione Magnoni Trotti, è il portale della Delizia Estense di Schifanoia. Palazzo sontuoso, costruito da Alberto V d'Este e collocato nell'area orientale della città, l'attuale via Scandiana, che divenne per volontà prima di Borso d'Este, poi del fratello Ercole I, uno dei grandi luoghi di svago dei signori della città, manifesto ideologico e culturale della corte, scrigno prezioso di opere che recano l'impronta dei grandi maestri del Rinascimento ferrarese. L'obiettivo dal punto di vista dell'intervento è stato quello, innanzitutto, più che un intervento di tipo conservativo nel senso del materiale, è stato un intervento di conoscenza. Cioè, la conoscenza è fondamentalmente nel campo del restauro una delle cose principali, che dovrebbe essere sempre, non dico prevaricare, però avere un atteggiamento da parte dell'operatore importante, perché fondamentalmente l'intervento in sé di restauro molte volte
viene in qualche modo sminuito, perché uno pensa che l'intervento sia legato solamente a togliere delle cose e a non riqualificarne delle altre. Mentre a volte proprio il discorso di ritrovare delle cose, avere un certo tipo di attenzione, utilizzando anche dei mezzi come il laser, che è stato uno degli strumenti che abbiamo utilizzato per terminare questo discorso di pulitura, ci ha portato insomma a fare diciamo delle scoperte, ecco, quindi legate. Il portale era in gran parte dorato e caratterizzato da una coloratura particolare nella parte del coronamento, caratterizzato da uno stemma estense al cui centro c'è l'aquila bianca, poi vi è l'aquila imperiale su fondo oro ed inoltre i tre gigli bianchi su fondo azzurro. Dobbiamo pensare sempre, quando passiamo davanti a Schifanoia, che purtroppo la storia ci ha fatto perdere un elemento importante, che era la sua facciata dipinta a finti marmi con un disegno complesso tra quadrati e ottagoni di grandissima qualità pittorica e scenografica. E al tempo di Borso la parte terminale era caratterizzata da una merlatura continua e in qualche modo statica. Per cui nel 1493 Biagio Rossetti interviene abbattendo la merlatura, al posto della merlatura realizza questo bellissimo cornicione in cotto, caratterizzato tra l'altro dall'impresa di Ercole Primodeste, cioè il diamante, e amplia l'edificio di altri 7 metri. Quindi l'edificio si dinamicizza e in qualche modo la facciata può essere paragonata ad una freccia che, tesa in corrispondenza del portale monumentale, scatta poi lungo tutto il prospetto fino ad orientare lo sguardo dell'osservatore verso le mura orientali. Ancora Biagio Rossetti e ancora un grande e sontuoso palazzo nobiliare, quello che Antonio Costabili, colto e influente nobiluomo di corte, si fece costruire nel 1503, affidandone il progetto a Biagio Rossetti. Un palazzo, noto oggi come Palazzo di Ludovico il Moro, sede dal 1935 del Museo Archeologico Nazionale di Spina, concepito come status symbol dal suo nobile proprietario, il quale vi racchiuse opere di straordinaria bellezza e valore, come dimostra il soffitto, di recente restaurato, della cosiddetta Sala del Tesoro. Il fascino principale deriva proprio dal fatto che quando ci si mette nella sala ci si trova in questa volta che è costituita come una sorta di padiglione. C'è un rosone centrale ligneo spettacolare di una qualità altissima, con una doratura ancora originale, ben conservata, e intorno a questo rosone si costruisce una volta a 12 lati, dodecagonale, che è decorata da una serie di fregi tipici della cultura del tempo. Quindi ci sono delle grottesche in cui si inseriscono una serie di medaglioni monocromi con episodi di cultura romana, di soggetto mitologico. Poi questa volta centrale si collega attraverso 4 fasce, diciamo, a quella che è una grandiosa balconata sottostante. Ed è bellissimo questo effetto, perché questa balconata ci porta proprio nel vivo della casa, nel vivo dei Constabili, nel vivo della Ferrara di quel momento. Non solo, ma c'è questo affacciarsi e appoggiarsi su questi tappeti che spiccano proprio con questo fondo rosso, che fa risaltare queste carnagioni così delicate, e l'attenzione proprio ai dettagli del vestiario delle damigelle è qualcosa che veramente colpisce, perché si crea questo rapporto fra il visitatore, che diventa spettatore, che osserva e si sente a sua volta osservato da queste signore, da questi signori. E quindi un effetto di comunicazione, di dialogo incredibile. Poi, se un attimo si scende sotto, dimenticavo di dire chiaramente che questa volta poi è aperta, e quindi c'è un cielo splendido dove si carica di elementi vegetali, e quindi abbiamo melograne, grappoli d'uva, quindi un'opulenza della terra e della natura che sempre già dalla cultura precedente rimarcava questa opulenza della terra, questo senso di benessere che poi era convalidato e confermato da un buon governo.
un documento artistico e storico di straordinario valore, sottratto all'oblio degli uomini e all'opera distruttrice del tempo, grazie ad un riuscitissimo restauro finanziato interamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara e realizzato sotto la guida delle soprintendenze per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna e della direzione del Centro Operativo di Ferrara, della soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Ravenna.